tira le orecchie e siamo arrivati alla quarta parte del nostro incontro. Potremmo dire che abbiamo scollinato, no? Cioè in questo cammino di ascesa, dove in ciascuna di queste prime tre tappe, anche se con sfumature diverse, comunque è emerso quello che sarà adesso il tema finale, il tema del quarto step di questa quarta tappa, che è la speranza. Perché tutto quello che fin qui noi abbiamo detto comunque è permeato nel libro, ma anche nel pensiero e nell'azione dell'autore, dalla certezza che il libro dice nel titolo. Perché non è vero che solo Chiara lo sa, adesso lo sa anche Gian Pietro, e lo sappiamo in parte anche noi, nel senso chi naturalmente condivide questo cammino di approfondimento del dolore e di lettura di questa tragedia umana. Chiara lo sa, ma lo sappiamo grazie a questo libro un pochino anche noi che risposta dare. E allora sentiamo quest'ultimo piccolo brano del libro, ancora grazie a Giacomo e a Carla, e poi lasciamo la parola a Don Erminio, non per una omelia finale, perché non gli chiediamo la predica, ma certamente questa riflessione su quest'ultima parte, che dovrebbe un po' completare e chiudere questo cammino, questa ascesa, questo cammino ascensionale che fin qui abbiamo fatto. Di averlo come inseparabile amico, spesso trascurato ma prepotentemente vicino. Non l'ho ritenuto responsabile dell'arrivo di questo odiato destino, anche se più volte il dubbio mi ha sfiorato. Ho accettato. E ora ho trovato il conforto di vederlo come una presenza meno lontana e misteriosa di quanto lo fosse prima. Interessato ascoltatore di lamentele. Sarà fondamentale per aiutarmi ad accrescere la capacità di comprendere quelli che soffrono e dare almeno una parola di conforto a chi ne ha necessità. Solo chi ha sofferto può ascoltare e capire chi soffre. Perché sa, senza che me ne renda conto, slegato da qualsiasi controllo, avrà la pazienza di lavorare nel mio animo. Sono certo che riuscirà a riciclarlo. Troverà molta spazzatura da bruciare. Ma la sua raccolta differenziata avrà successo. Di quello che avanza nulla va perso. Lo sfrutterà tutto. È esperto in questo tipo di attività. È la sua occupazione preferita. Quasi prendendomi per mano mi condurrà verso una rinnovata maturità e mi aiuterà a dare un diverso significato alla vita. A viverla con la certezza di intuire meglio cosa in essa sia veramente importante. Si servirà della sofferenza per guidarmi a capire meglio ciò che ho perso e la trasformerà in uno strumento fondamentale per riconquistare la pace. Non è un tipo che si accontenta. Disintegrerà le mie esitazioni e si darà da fare perché giochi titolare della grande squadra attiva sul campo sconnesso della nostra esistenza. Il migliore allenatore per la partita più difficile. Troverà modo per ottenere da me la gratitudine che si merita. E infonde serenità e fiducia quella rivelazione che un caro amico di suo figlio ci ha lasciato in eredità. Un annuncio di conforto e di risposte a molti nostri dubbi.
e tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Lo ha detto non un amico qualsiasi, ma il suo amico prediletto. Quindi è come se lo avesse detto lui. I veri amici non ingannano. Mi ha convinto, ci credo. Non mi resta che occupare l'attesa. Non so quanto sarà lunga, ma sono certo che sarà spruzzata di emozioni. Lampi indimenticabili della nostra vita, stampati a fuoco nella nostra memoria, compagni inseparabili delle nostre giornate. In un piccolo e semplice portaritratti sulla sua scrivania c'è scritto Chiara, dal latino clarus, che significa illustre, chiaro. Ama esplorare ogni angolo del mondo, grazie alla sua inesauribile energia che sfrutterà per vivere in pieno la vita. Ho letto tante volte questo pensiero e mai come adesso l'ho sentito così vero e preciso nel dipingere mia figlia. Non conosco Chiara così bene come ora che non c'è. Quante cose avrei dovuto cambiare quando ancora ne avevo la possibilità. Ora rimane solo il misero, arido rimpianto di chi ha saputo di aver posseduto un tesoro solo quando ormai lo ha perso. La piccola cornice ha capito. Richiama l'attenzione ogni giorno. Invita a leggere quella frase. È abile nella seduzione. Si è assicurata la sua foto più bella e mi aiuta a sentirla presente e più vicina. E voglio ricordarla così, anche se in un altro mondo, quello dove ora vive. Il tempo è trascorso leggero. La voce del custode si alza rumorosa e stona in quella diffusa tranquillità che si respira nell'aria. È prossima l'ora dell'uscita, tutto è in ordine. Non è più così triste andar via. Andiamo, suggerisco a questa mamma. I passi ci allontanano. Ci volgiamo per un ultimo sguardo. E Chiara è sempre lì che riscalda la speranza col suo sorriso. Posso sorridere anch'io. E poi Chiara lo sa. Sono sicuro. E sorriderà anche Betty. E sorriderà anche Nicola, perché questa sofferenza non li merita.